C'è qualcosa che non va in questo cielo. Allora, la difesa personale. Io all'università avevo questo problema. Cioè che con i professori, non tutti, però con una parte dei professori non riuscivo proprio ad andarci d'accordo. Poi a me, 110 lode del 30, me ne fregava altamente, cioè non... Anzi, guardate i risultati, 110 lode stanno alla mercé delle aziende, una vita che non è vita, quindi diciamo non credo nei voti alti all'interno delle istituzioni universitarie, come se mangiano tutti quanti. Vabbè, vi sto a dire questo perché? Perché anche nelle arti marziali non è che sono atipico, però la difesa personale, no? La guardano come una cosa che riguarda questi, un'arma o qualcosa di simile. Non è così. Cioè, la difesa personale, infatti molti mi chiedono, ma perché al dojo c'hai i libri di diritto amministrativo pubblico civile, o libri di micro e macroeconomia? Perché? Perché se voi riflettete, la difesa personale è anche quella, cioè. Se riflettete bene, no? Prevenire è meglio che curare, eh? Già blasonata sta frase, però è così, prevenire è meglio che curare. Per prevenire cosa devi fare? Devi conoscere anche il diritto per certi versi. Dici, ma che c'entra se viene aggredito? No, perché puoi essere aggredito anche in modo terzo, ok? Cioè, conoscere il diritto, conoscere la micro e macro economia, conoscere la società dove viviamo in modo opportuno, non inventato, cioè io sono uno che si fa rispettare, ma di che state a parlare, ma di che, poi vi dicono bevete un bicchiere di varecchina e ve lo bevete, perché è acqua. Bisogna leggere bene, ok, quello che sta succedendo e soprattutto sapersi difendere anche attraverso quello che è la conoscenza. Quindi la difesa personale, ancor prima che essere una difesa del corpo fisico, secondo me deve essere una difesa della psiche. E poi di quello che è il tuo ruolo all'interno della società, che può essere contaminato o addirittura aggredito, che ne so, da un qualunque incidente può capitare nella vita, insomma, non vado oltre. Quindi, ragazzi, non è che vi dovete laureare oppure dovete studiare chissà che. Iniziate ad approfondire dei temi in modo oggettivo, chiedetevi sempre il perché delle cose e soprattutto mettetevi in condizioni di difendervi, si sa mai un domani, rispetto a un qualcosa che non è solo un'aggressione fisica, ma che può essere un'aggressione personale di diversa natura. Un abbraccio a tutti e buono studio!